Computer. Sul quadrante passano stoccate di luce rapidissima. Sto impostando nel computer queste informazioni. 1. Polvere di strada. 2. Lineamenti consunti, ma che dovevano essere belli. 3. Ricordo attenuato di vittorie lontane. 4. Vento lieve che danza tra le pieghe di un vestito di pietra. Voglio vedere se la macchina riesce a elaborare questi dati, attribuendoli a una situazione, persona o cosa. L'ufficio è deserto. Il fruscio del computer è una canzone lunga e calma che risponde. Statua di Capitano di Ventura. Commento. La nostra civiltà ha dato alla luce delle macchine meravigliose dal punto di vista tecnologico, dei veri miracoli. Però, spiegano le guide, la tecnologia non potrà che portare ad una considerazione, e cioè a fare, assieme alla tecnologia, anche della filosofia. I matematici si stanno avvicinando moltissimo, nello studio dell'universo, del cosmo, alla filosofia. Rimarrà sempre come base l'esperimento e la prova di laboratorio, ma è certo che la scienza perderà sempre di più l'aspetto materialistico che aveva fino a qualche anno fa. Considererà positivi anche certi aspetti che prima erano considerati prettamente spirituali, o fantastici, o filosofici.